Finalmente ragazzi siamo, il video che mi state chiedendo da 2 mesi è arrivato, vi faccio vedere il mio studio. Non è ancora del tutto finito, ci sono un po' di cose da mettere a posto, da aggiungere eccetera eccetera, ma chi se ne frega, ve lo faccio vedere lo stesso, poi se c'è qualcosa da dire in più ve ne farò un altro. La prima cosa che vi dico però, che è una cosa molto molto importante, è questa. Oggi praticamente non è che vado a farvi vedere proprio passo passo quello che ho fatto, cioè sì, vi dico passo passo quello che ho fatto, ma non vi faccio vedere le foto, i video mentre faccio queste cose, perché tutta la roba che ho fatto, tutti i video che facevo mentre lavoravo, li ho fatti tramite storie di Instagram, e adesso queste storie le ho raggruppate tutte insieme nei contenuti in evidenza. Su Instagram c'è la possibilità di mettere delle storie tutte insieme che si possono continuare a vedere nel tempo, quindi ho fatto questa storia in evidenza che trovate qui, chissà se me lo metterà a fuoco, è questo qua e si chiama New Studio, cliccate lì sopra e in ordine cronologico vi farò vedere tutte le storie che ho fatto su questo studio, quindi da quando questo studio era nulla in pratica fino adesso. La cosa che voglio farvi vedere oggi è farvi capire tutto quello che ho fatto dentro questo studio, tutti i passi che ho fatto, perché ho fatto una certa cosa, perché ho fatto un'altra, e più o meno arrivare a capire quanto ho speso in tutto. La cosa importante di tutti questi lavori è che ho cercato di farmi più possibile il lavoro io, ma non per poter poi dire quanto sono stato bravo, ma soprattutto per cercare di contenere il più possibile i costi. Per fortuna non ho dovuto insonorizzare, perché praticamente tutti i muri di questa stanza sono molto molto spessi, quindi trattenevano già un bel po' il suono. Però vi do una dritta che potrebbe servirvi per l'insonorizzazione, perché proprio qui dietro c'era una porta e da questa parte, giro anche un po' la luce, c'era un portone gigantesco che sarà stato più o meno 2,5 metri per 1,80 metri di più, 2 metri di altezza. Qui praticamente cosa ho fatto? Ho chiamato dei muratori perché non potevo fare questa cosa, ma ho fatto murare tutte e due le porte con dei mattoni di quelli grigi bucati di cemento, credo siano, e all'interno di questi mattoni gli ho fatto mettere della sabbia asciuttissima. Questa cosa di mettere mattoni, sabbia, mattoni, sabbia, mattoni, sabbia, fa sì che ci sia un sacco di massa all'interno del muro e insonorizzi veramente tanto. Quindi questa è più che altro un'idea. Se ad esempio volete insonorizzare una parete di una stanza, sapete che se davanti a quella parete vi fate fare una parete aggiuntiva di mattoni e sabbia, insonorizzerà veramente tantissimo. Non fatelo voi, fatevelo fare da dei muratori, perché se casca è un problema. Detto questo, dopo aver scelto i colori, io ho scelto di fare tutto grigio e nero, in modo tale poi da poter usare colori di qualsiasi tipo. Dato che a me piace comunque l'idea del canale anche fare un sacco di recensioni di batterie, un sacco di cose dove magari mi arriva una batteria colorata e che ne so, se io ho fatto il muro rosso e mi arriva la batteria verde, non è che proprio sia così bello, quindi ho deciso di tenere un colore neutro. E dopo aver scelto questi due colori, ho cominciato pitturando tutti i tubi presenti nella stanza. Come potete vedere, di tubi ce ne sono tantissimi e ho deciso di farli tutti quanti neri, perché praticamente questa qui era una stanza vecchia, quindi ci sono ancora tutti i cavi per l'elettricità eccetera eccetera, quelli in PVC bianchi orribili che si vedono. Facendoli in questo modo con uno smalto opaco sono venuti molto meglio, e dopo aver fatto questo ho dato tutta la pittura grigia. Prezzo di questa cosa più o meno saremo sui 100 euro tra pittura colore nero opaco per i tubi eccetera eccetera, più o meno siamo sui 100 euro. Dopo aver fatto questo, questione pavimento. Ecco, secondo me è una cosa molto 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 importante. Il pavimento che ho usato è tutto pavimento in laminato comprato alle Leroy Merlin, ma non c'è solo il pavimento, perché c'è una cosa molto importante da dire sotto il pavimento. Ah no, ecco, una cosa importante di quando comprate il pavimento, raga, è compratelo robusto, perché ci sono i pavimenti che costano poco ma si rigano, non ci puoi mettere troppo peso sopra eccetera. Invece spendete qualcosa in più, ma questo qui, ragazzi, puoi fare qualsiasi cosa, se ci passi col coltello sopra non si riga. Quindi il pavimento secondo me è una roba molto importante, perché alla fine ci stiamo tanto su sto cavolo di pavimento, io sono sempre qua, quindi comprate un pavimento buono robusto. E sotto il pavimento, però, per la questione sempre insonorizzazione, più che altro per la questione vibrazioni, prima di mettere tutto il pavimento gli ho messo Isol Rubber si chiama, e praticamente è una gomma nera che serve proprio tipo anti calpestio, anti vibrazioni, perché la batteria produce un sacco di vibrazioni. Queste vibrazioni poi si propagano tramite il terreno e fanno sì che il suono si senta di più fuori. Successivamente sono andato a mettere questo laminato sopra e il risultato comunque mi sembra buono. Prezzo pagato, più o meno siamo sui 450 euro per quanto riguarda il pavimento, e l'Isol Rubber sotto
più o meno un 100 euro. Adesso andiamo a parlare di uno dei problemi più grossi della stanza, cioè la questione rimbombo. La questione rimbombo è stato veramente un problema, perché io quando sono entrato in questa stanza e ho cominciato a suonare, ho detto: ok, fare questa stanza sarà un problema. Quindi ho deciso di fare due cose, anzi in realtà tre, cioè mettere pannelli fonoassorbenti per tutta la stanza, come potete vedere qui, ce ne sono 11, poi mettere dei pannelli fonoassorbenti, come avete già visto, anche sul soffitto, che praticamente questi pannelli qua sono più spessi, perché questi sono spessi 10 cm, mentre tutti quelli attaccati al muro sono 5 cm. Il fatto di farmi io questi pannelli è stata una cosa veramente molto molto importante, perché alla fine come costo questi pannelli qua attaccati al muro costano più o meno sui 50-60 euro, mentre questi che ho attaccato al soffitto, che sono più spessi, vengono anche sui 70-80 euro. Invece facendomi di questi li ho pagati più o meno sui 15, mentre quelli attaccati al soffitto più o meno sui 22. E alla fine, andando a fare 11 pannelli per 15 euro più 2 pannelli per 22, viene, non mi ricordo quanto viene, me lo sono scritto, 210 euro circa. Quindi alla fine è convenientissimo farseli e bisogna solo un po' di pazienza. Oltre ai pannelli, sotto consiglio datomi da un altro batterista, ho messo tutto questo bugnato negli angoli della stanza. Come potete vedere c'è tutto bugnato qui sopra. E il bugnato che cos'è? Vi vado a prendere un pezzo di bugnato. Il bugnato è questo affare qua, cioè questa gomma fatta a punte, ma poi ce n'è fatta di qualsiasi tipo. E in pratica io cosa ho fatto? Ho deciso di tagliarmi il bugnato tenendo praticamente 4 rombi per tutta la lunghezza, questo è uno per uno, e in pratica sono andato ad incollarlo direttamente agli angoli. L'ho fatto perché gli angoli sono il problema più grosso per il rimbombo, più che altro perché è il punto dove il suono rimbalza di più. Il bugnato lo assorbe e non lo lascia rimbalzare, in pratica. Costo del bugnato totale per fare tutta la stanza, più o meno ho comprato 4 pannelli di questi da un metro per un metro e ho speso circa sui 55 euro. Poi arriviamo a una questione molto molto delicata. Spostiamoci. La questione porte è molto complicata e delicata, perché a parte che non l'ho ancora finita perché la vorrei verniciare di nero, e poi ci sono un po' di cose anche qui sopra che dovrei verniciare, ma fa niente, ve lo dico lo stesso. Praticamente all'inizio ho detto: mi compro una porta insonorizzata, poi ho visto il costo delle porte insonorizzate, ho detto vabbè, mi compro una porta normale, poi ho visto il tempo di attesa delle porte normali e quindi ho detto: cosa faccio? Quindi ho deciso di farmene una io. Questa in realtà non è che sia chissà cosa, più che altro anche perché non avendo la serratura muove, per questo vi dico che alcune cose le devo ancora mettere a posto, perché devo farmi una serratura questa volta. Ma comunque l'idea è la stessa di questi pannelli fonoassorbenti, nel senso c'è un'intelaiatura di legno, lana di roccia più densa di quella dei pannelli fonoassorbenti, perché questa serve per insonorizzare. Poi sopra ho chiuso tutto con del compensato, ho avvitato tutto e finita. Gli ho messo queste cerniere qua, fine. Costo della porta complessivo 80 euro. Una parte molto importante è anche quella che riguarda l'illuminazione, cioè l'illuminazione della stanza, non questa illuminazione qua per i video, ma l'illuminazione della stanza è stata veramente molto semplice, perché sempre dalle Leroy Merlin, ormai avrete capito che mi piace le Leroy Merlin, ho comprato due di questi pannelli LED. Uno è qui e l'altro è spento ed è sopra la batteria. Ma per accenderlo, la figata, tolgo il bugnato magari, va? Per accendere questo pannello qui sopra basta il telecomando. Io posso cliccare 1 e lui si accende, 0 si spegne, ma se io l'accendo poi ho la possibilità di fare luce più fredda o luce più calda. E questa cosa qua è veramente... no, spegniti. Molto importante per i video, perché io ho una luce sopra la testa ed è perfetto. E più che altro fanno un sacco di luce, costano 70 euro, ne ho presi due, quindi l'illuminazione della stanza totale 140 euro. Detto questo, praticamente i costi di questo studio sono praticamente finiti. Ah beh, a parte i battiscopa che vogliamo, che però sono alla fine dei listelli di legno che ho incollato lì e poi gli ho dato il nero sopra, quindi gli ho dato di nuovo lo smalto e ho speso circa un'ottantina di euro più o meno. Quindi, come vi dicevo, la stanza praticamente è finita. Poi ovviamente sono andato a mettere di tutte le altre cose che però avevo già, alcune le ho comprate, alcune le avevo già, tutta la strumentazione, tutta la questione per registrare, cioè computer, scheda audio, stampante, cose varie, ce l'avevo già. Quindi queste cose sono cose che nella stanza non sono da mettere, ad esempio anche la luce, tutte queste cose qua ce le avevo già. Ecco, la cosa secondo me molto interessante è però tutta la questione microfoni, perché in pratica, come potete vedere qua, ecco qui mi sono dimenticato di me
mettere una canalina, ma comunque tutti i microfoni della batteria passano attraverso questi passacavi per poi andare a finire nella scheda audio. La figata è che i panoramici invece passano dal soffitto e praticamente tramite queste canaline... Perché è così buio? Alexa, spegni luce davanti destra. Vado a portare... Ancora. Alexa, spegni luce davanti sinistra. Tramite queste canaline io porto tutti i cavi direttamente alla scheda audio e non solo, anche tutti i cavi di queste luci, queste qui e anche quella là che adesso è spenta. È caduto l'iPad. Però sta continuando a registrare, quindi continuo. Vi dicevo che tutte le luci vanno a finire in questa presa che, come avete potuto vedere, è gestibile con Alexa. Quindi questa cosa è una roba veramente molto molto importante, e molto importante di questo studio è la nuova batteria, cioè questa qua che ho comprato da poco, usata a un prezzaccio pazzesco. Chi mi segue su Instagram l'avrà già vista e saprà anche il prezzo, che uso praticamente per gli allievi, per dare lezioni. Sicuramente su questa batteria qua farò un video dove vi spiegherò un po' di cose, perché è una batteria molto molto bella, è una Mapex Meridian e si comporta veramente molto bene e il prezzo è super accessibile. Quindi detto questo, penso di avervi praticamente detto tutto del mio studio, di come l'ho fatto, di cosa c'è dentro, di come ho fatto a farlo, eccetera eccetera. Ho il presentimento di essermi dimenticato qualcosa, in realtà. Se avete qualsiasi domanda, quindi scrivetemela qui sotto nei commenti e ditemi anche che ne pensate, se voi avreste fatto diversamente o se avreste cambiato qualcosa, fatto colori diversi, ditemi un po' quello che volete. Intanto io sto pensando, se avete qualche domanda in più, di fare una live proprio incentrata sullo studio, in modo tale da potermi chiedere cose sullo studio. Fatemi sapere anche quello qui sotto nei commenti se vi può interessare una live del mio studio. Per il resto, ecco, totale complessivo, se vado a vedere tutte le cose che ho fatto, lasciando fuori ovviamente tutta la strumentazione, le luci per fare i video, queste luci qua, ma solo le cose importanti per lo studio, per il suono, alla fine sono andato a spendere più o meno 1200-1300 euro, che comunque per uno studio fatto da zero alla fine non è per niente male. A questo bisognerebbe aggiungere in realtà qualche centinaio di euro per i lavori di muratura, però quelli sono lavori che devo farmi io, ma non è detto che tutti abbiano necessità di lavori di muratura. Con questo la finisco veramente qua, spero che questo video tanto atteso vi sia piaciuto, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, mettete un mi piace se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto... Ma perché non vi dovrebbe essere piaciuto? Seguitemi su Facebook, iscrivetevi al canale, cliccate cose, eccetera, eccetera. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!